La Commissione Studi Associati era già presente nello scorso comitato e quest'anno è stata reinsediata e in buona sostanza i suoi compiti sono quelli di creare un link tra l'ente Cassa Forense e il mondo degli studi strutturati, e quindi gli studi associati rappresentano per la maggior parte questi studi strutturati. L'idea è quella di analizzare e trovare delle soluzioni tutti insieme a problematiche sia di natura contributiva sia di altro genere legate a un tipo di studio organizzato diverso magari dal classico studio con qualche avvocato o con l'avvocato singolo. E c'è un do ut des in questo senso a livello di contenuti di valore, e quindi noi cerchiamo delle soluzioni per gli studi associati, ma gli studi associati ci aiutano a crescere professionalmente con la loro esperienza, i loro modelli organizzativi, e fanno sì che il valore dell'organizzazione dello studio professionale divenga un valore condiviso per tutta l'avvocatura. Ciò quindi crea quello che a noi piace chiamare un flusso virtuoso di conoscenze da una parte all'altra, e quindi una situazione positiva di crescita per tutti. Sì, il modello dello studio legale associato si è diffuso molto nell'ultimo decennio in tutta Italia, per lo più nel nord Italia. Questa situazione è un po' lo specchio di altre situazioni che possono essere analizzate a livello globale. Consideriamo che nel UK e negli Stati Uniti la proporzione è quella di studi legali per l'80% strutturati e organizzati e per il 20% singoli e autonomi di pochi avvocati. In Italia siamo in una proporzione inversa, e quindi per l'80% studi legali autonomi, singoli di pochi avvocati, per il 20% studi legali associati. Il trend è però quello della crescita degli studi legali associati, e anzi anche la internazionalizzazione della professione con studi legali di altri paesi che vengono a lavorare in Italia. Sarebbe molto bello avere invece studi legali organizzati e strutturati italiani che vanno alla conquista dell'Europa e del mondo. In qualche modo questo è quello che vorremmo arrivare ad avere per la nostra avvocatura, e nella nostra commissione studiamo le tematiche relative all'organizzazione degli studi professionali e cerchiamo di rendere partecipi tutti gli avvocati italiani di questo tema, di renderli sensibili rispetto a questo tema in modo tale da crescere tutti insieme.